Gente, ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di XCOM 2. Ragazzi, qui vedo che ho già messo a fare la ricerca, quindi bene. Dunque, anzi, se posso fare qualcosa, risposta è no. Un trattino qui. Ok, non mi ricordo solo più, ragazzi, avevo messo già a fare tutto, quindi sembra di sì. Bene, bene, bene. Vediamo, ragazzi, un po' cosa abbiamo da fare quest'oggi. Bottini assorditi di base. Oppure, possiamo andare a recuperare i dadi. Impostazione rotta per il Dadi, non settore dati. Mi dell'Africa raccomando, ragazzi, questo è molto meridionale. importante. Quanti bei dati che abbiamo. Allora, se non sbaglio, ragazzi, dobbiamo aspettare 8 giorni prima che i nostri uomini si riprendano. Messaggio prioritario in arrivo, comandante. Lo metto sullo schermo. E come vedete, ragazzi, non abbiamo più nessuno che ci dice se è andato bene o male. Non si è proprio scelti, tutti quanti fanno ciao ciao. La Non so che nostra ci campagna interessa. procede bene. I mietitori sono pronti a eseguire nuovi ordini. Tu attualmente ti togliamo, vediamo un po' di cosa mettere. Danneggio l'armatura, infligge un danno aggiuntivo, la corazza dei nemici bersaglio. Questo quello di prima, quindi no. Qui, vediamo un po', la risposta è sempre no. Vediamo un po'. Se un compagno muore, no. Sempre no. Vediamo un po', per le parti supplementari vengono creati istantaneamente, non sarebbe male. Ti aumento di 20 punti percentuali, oppure questo qua. Ti aumento di 25 punti percentuali. Diciamo questo va. Poi il Credo futuro che ovviamente lo dovremmo prenderemo. mettere alla prova i nostri nuovi trucchetti, comandante. Siamo scelti nulla di interessante voi, eh? Allora, vediamo un pochettino. Anche un po' ragazzi, in realtà è così bonus. Questo c'è più 3 di violazione. Salute, volontà, salute, promozione, mobilità, salute. Schivato più 5 non sarebbe neanche male. Mobilità, promozione, mobilità e violazione. Questo da più 3. Questo ci mette di meno. Vediamo un po' se possiamo andare però il nostro. Ok, possiamo via il nostro specialista, quindi andiamo. Che più violazione c'è, meno male fa. Io posso mettere miss. Perché non trovo mai io gli impieti della miss. Ah, peccato, non riusciamo a mettere. I miei seguaci ci condurranno alla vittoria. Da, per Andiamo qua a l'avente. recuperare, ragazzi, l'immenso patrimonio che abbiamo, quindi. Ora i soldi ne abbiamo più al cielo. Il progetto ha avuto successo, comandante. Vediamo un po'. Credo fermamente che le ambizioni della dottoressa Valen, rimaste senza la voce della ragione del comandante, l'abbiano condotta verso ricerche deplorevoli e sbagliate. Proprio come i servizi che ho prestato all'Advent. Quanto è leggermente lecca fondo schiena, eh? Vediamo un po' se a lei si può dare, ma giusto per vedere se. La risposta sembra di no. Chi è se poteva dare? Gli anziani distorcono la realtà per spostare i propri eserciti da un mondo all'altro. Questo è solo uno dei tanti portali. La sua esistenza ci espone tutti a un enorme pericolo. Scusate, esoscheletro. L'armatura. Ah, posso andare a mettere questo, ma non avevo come ho detto. Tengo la mia mobilissima armatura che c'era prima. Ma se non trovo più qual è il tizio che dovrebbe avere quell'armatura in teoria. Sei forse tu? Classe media, fornisce uno slot di inventario aggiuntivo, aumenta la potenza media. Ah, questo è anche un punto corazza. Questo che cos'è? Potente, ok. Però io ribadisco, non sto trovando chi è che dovrebbe avere quella meta armatura. Quindi può essere granatiere? Mi sembra di no. Io non posso trovare un granatiere. La risposta era un no. Quindi la domanda rimane questa di cassa, che non ho controllato chi è, se potevo metterla.
Ce l'ho, spacco, pistola che ho provato. Specialista. L'unica. Cosa che non cosa? Non è che sono io che sono un genio e quindi mi sono dimenticato che mi aveva creata. Vediamo. Ah, sì, eccolo qua. Non è vero. Archide, tutto archivio, tutto ex, right. Ah, sì, eccolo qui, ok. 5 leghe aliene. Se ho passato 5 minuti a cercare un'armatura che neanche avevo, ma ok. Quindi copriamo i ninini e andiamo a fare un po' di shopping. Ma non è vero. Allora, abbiamo un po' di difese automatizzate. Disperso nella regione. E c'era uno specialista. Oppure, qua abbiamo dispersi. C'era un ingegnere. Qui abbiamo sempre dispersi. E c'è solo dei dati. Questa è la struttura. Le missioni segrete. Questo non sarebbe male, qui cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo dire al computer la resistenza. C'è un ingegnere, ci sono dei tizi, settoide, settoide. Si è disperso, ah ok. Niente, qui abbiamo settoide. E qui c'è un settoide elite. Andiamo qui, lo dobbiamo violare, vai. Impostazione rotta per il settore 11, Africa occidentale. Cioè, su, spostare mezzo metro per andare là. Attenzione, comandante. Abbiamo rilevato la presenza di alcuni dispersi in tutta l'area. Muovetevi con estrema cautela. Quindi via. E anche tu via. Chi ci andiamo a mettere? Tu mi servirai dopo. Tu sei la mia cosa, quindi rimani lì. Tu vieni con noi. Inviamo anche noi i nostri spack. Uno. Poi due. E due. Chi ci inviamo? No, specialista, assicuratore, sicuramente. E un po' chi manca. Due pesanti ci abbiamo. Manco Ranger. Intanto la curiosità di che morale che io mi dimentico come sapete sempre. Potenzia arma, tu ce li hai già, bene. Tu invece. Tu non ce li hai, ok. Colpo critico, ricarico gratis, più 20.000. No. Ecco, sono il caricatore, bene. Tra dubbio etico, magari se mi sono fatto il nome, ricordo se si poteva effettivamente fare, si può potenziare anche l'arma di loro. Mettere un po' di un qualcosina giusto per. Cos'è questo? Dimensione bonus. Colpo critico. La cosa caricatore, ok. Qui per esempio istantaneamente un bersaglio, mettiamo anche questo a te. Daniel, bersagli inflitti da colpo mancato, si potrebbe essere interessante. Ok, in realtà mettere un qualcosa ci vado ad aumentare le munizioni perché tu hai una bellissima abilità. Io non mi ricordo se ti ho fatto fare, però mi sembra di sì. Che si chiama ragazzi esilio. Che poi bellissima abilità ragazzi la devo punire, ma ok. Ovvero scarichi addosso un caricatore a un nemico finché non muore o finché finisce le munizioni. Sì, non è il massimo dell'abilità, però dai. Sky Ranger, Poteva essere più utile in partito. passato, ma come sempre, In ok. posizione per lo sbarco. Se tutto va bene, ragazzi, tanto abbiamo messo un'abilità colpo, quindi ci facendo il colpo che uccide istantaneamente. Io non so più parlare, tanto per cambiare. Che è data la stessa abilità che abbiamo preso nello scorso video contro lo sperimento. Ma ok. Ma ok. Ma ok. Ma che
praticamente siamo sempre in un... sì, siamo tenuti lunghi. Eterni, oserei dire, eterni! Un hacker, per fare colpo sulla resistenza, è riuscita a entrare nella rete Advent da un punto di accesso vicino alla zona operativa. Pare che abbia trovato informazioni cruciali sull'ultima operazione degli alieni. Purtroppo è riuscita a recuperare solo un frammento dei dati prima di essere uccisa. Dobbiamo conquistare l'area, eliminare le forze aliene e violare il terminale prima che lo blocchino. Ci servono quei dati se vogliamo fermarli. Che culo, eh? Sì, io ho recuperato i dati, avevo fatto colpo sulla resistenza, cosa succede? Vengo ucciso. È una bellissima Bene, zona. Sono 5 qui Avenger. Il punto di accesso è più avanti. Conquistate la zona, aspettatevi resistenza nemica. Comandante, rileviamo numerosi segnali che indicano una massiccia presenza di dispersi nella zona operativa. Fate attenzione. Dimmi qualcosa che non so esattamente. No, ti prego, sono curioso, dimmelo. Hai visto qualcuno? Abbiamo 3 amici con il Jara. Ok. Io tu non puoi andare avanti, scusa. Aprici sei tu. Ordine ricevuto. Andiamo un pochino dritti laggiù. In movimento. Non si sfugge alla mia vista. Pattuglia 2 Advent. 3 Advent in realtà. Vediamo che ti belli là dietro. Mi avvicino alle coordinate. Ci penso io. D'accordo. Sono in allerta. Posso dire che ci abbiamo visti? Finché combattono tra di loro va tutto bene. Legnateli. Oh, ma che ti malamente. Allora tu volendo puoi colpire lui e non lo uccidi comunque. In realtà è il semplice fatto che esista già qualcuno che ha. Vado verso ora l'obiettivo. Non puoi scapparmi. Chi è che hai visto esattamente? Sempre loro? Ok, perfetto. Ha mandato una pattuglia. Veramente tanta gente qui, c'è da dire allora. Occhi aperti. Affermativo. Sembra male che siano 8 turni, cioè 9 turni. Credo scoprirò bene. State ben indietro lì, bravi, bravi così. Tutti alla carica, dai. Nessuno di loro attiva la guardia? Ok, gioco. Vorrei sapere se la guardia funziona solo per loro. Ah, ecco. Che bello che loro non ci chiappano, ma dopo ci chiappiano tutti quanti su di noi. E non sto scherzando, va.
Sbagliato. Perché se qua dietro ha il rischio di incontrare letteralmente cani e porci. Un piccolo favore, vai già qua giù. Faccio in fretta. Non puoi più nasconderti. Con chi parli? Ecco l'obiettivo. Ok, ci sono loro. Comandante, abbiamo conferma del punto di accesso esposto. Affermativo. Sto di guardia. Massima attenzione. E noi adesso lasciamo gli divertirsi. Che cazzotto, mamma mia. L'ha sfondato. Invece su vamos a cama. Bene, bene, ho iniziato a legnare finalmente. È tutto per cambiare sbaglio. Vuoi questo bisogno terminale? Il computer non vanno bene insieme. Che ironico, visto che loro hanno un'abilità per andare a aumentare i punti. Non ricordo più, preferisco qualcosa di sommarsi con i punti che ci sono. Vieni sgamata. Bene, sono 5. Abbiamo conferma dell'acquisizione dei file dell'Advent. Eliminate le forze ostili rimaste nell'area. Io sono sempre rimani in guardia. Guardia qui. Ordini confermati, mi muovo. Tu qui che c'è un bel po' di gente. Non mi fai un bel squarcio da vuoto. Lo squarcio. Grazie, che botte sono piedi tutti quanti. E su fammi sognare. Io sono proprio il disperso e c'è l'abilità, eh. Bene, bene, in panico. C'è anche un altro grosso. Anche lui in panico. Che se tutto va bene uccidi suoi. Che schifo, l'ho mancato. Allora, Mr. Froman. Ah, prima c'ho un muoio lì. Il Mr. Froman può tranquillamente cavarsela così. Allora, possiamo eliminare il purificatore oppure possiamo eliminare lui. Detto ciò, tu non ci chiapperesti mai. Mentre tu chiapperesti sempre lui, o oh. E il purificatore. C'è un povero Cristo che riesce a beccarmi il tizio di là per fuori. Tra l'altro mi vedi questi qua giù? Non ancora, bene. Oh, tutti quanti c'hanno sto maletto lanciere, eh. Sono più deboli che mai. E fin qui che lui si rianima, è ok. Con
con te riesco a beccare lui, con te invece riesco. Ah, cioè, ora riesce a beccare lui, infame, maledetto. E diamoci una mossa. Mentre con te. Ah, facciamo un po' ripulire la zona da quegli altri per me. Quindi uno. Ma che quota siamo ormai? 200% li vorrei evitare. Mentre tu. Che schifo che hai fatto? Nemico ancora vivo. Così almeno lui ci faccia, ciao. Nessun segno di vita. Tu che in teoria sei sempre nel panico. Shit. Se fossi umano sarei già morto. Tutto qui? Teoricamente no, ma ok. Il fiam però non ha beccato nessuno, non può cambiare. Ovunque tu sia, ti troverò. Oh shit. Dimmi che c'ho chiappi. Bene, almeno un po' di armatura l'ha tolta. Stupida armatura. Vedo con tutti i sensi. Io arrivo un esercito di anche più belli. Io ti vedo. Quattro che siano comunque si entrati e non mi piace per niente. Probabilmente non posso più far scappare ora. Signora. Perché si dirige verso di me con tutta quella gente che c'è davanti? Cioè letteralmente è pieno zeppo di gente. Inizio a sudare qui. Perché ha preso fuoco qua su? Ah, giusto. La tempesta di là neanche più cosa, quindi a posto. Questo auto non esplode, vero? Vado verso l'obiettivo. Non puoi fuggire. Bene, tu puoi entrare in ombra, quindi. Non è tiro morale, però. Tu ti vedevo già la prima, quindi perché ti muovi? Quel camion esplode, però a me non interessa, quindi torno in ombra. Che la caccia abbia inizio. E fammi un fuoco già ci sei. Perché mi fidanciano le mie attaccenti solo lì. Ma intanto adesso io questo gioco, lo ripeto, non capirò mai. Per sicurezza, tu lontanati. Perfetto, non esploso. Così se va tutto bene, cosa so già che non andrà. Sono stufo di aspettare. Sono aggraziato come una gazzella. Se. Se tu ci credi. Sono morto un HP, seriamente? Sto andando.
Quelli di tutte queste abitavano non ce li ha con nessuno. Fatemi sotto. Sto di guardia. Perché se non avesse il protocollo di combattimento sarebbe stato utile. In teoria, in pratica chi lo sa. E finalmente abbiamo risolto. Tu hai buttato via le tue mosse e tu ci ripulisci la strada. Li ha buttato via così il suo turno, non è vero. Dove un po' di fuoco. Dispersi uniti. Ah, ci sono tanto una vitarsi a muoversi, ok. E qui diamo metà di loro che vanno a cercare di attaccare l'amico Freddy. Amico mio, fai schifo a sparare, lasciatelo dire. Aspetta almeno lui ci chiappa. Ah, ma quanti ne dobbiamo affrontare fra poco? Quanti? Solo io lo so. E un po' di sviluppatore del gioco, ma ok. Allora, tu. Domanda che so già la mia risposta. Se io ti mando qui. Falk mi ordina di obbedire. Tu non ce la fai a lanciare la mina, no? No. Bene. Quindi tu fammi fuori avanzare. Affermativo. E iniziamo a pulire l'aria e fra un po' avanziamo. Unità bersaglio abbattuta. Bersaglio distrutto. Avvio sequenza diretta richiesta. Confermo. Dubito che male, se io facessi così dovrei riuscire a eliminarli in tutta sicurezza. Sì, non è esattamente ciò che avevo in mente con tutta sicurezza. Andiamo. Nulla. Laggiù noi incontriamo il nostro amichetto. Sempre in guardia. Tu mi sono in guardia. Mi sento così leggiadro. Sensori al massimo della sensibilità. E ora c'è anche te. Mi ha fatto il solletico. No, l'ha mancato, così triste. Mancato? Ma io ti. Sono fatto di metallo. Però le botte le piglio stesso. Intimidazione fallita, bene. Il fatto che lui abbia tirato la guardia mi piace poco. È uscito. È vero che ho ucciso un nemico lei. Sì, però questa cosa qua vale per uno.
Oh shit. Pacca, è stato un onore servirmi. L'integrità della macchina sta crollando. Intimidazione che ovviamente fallirà. Senti, sei quasi morto, quindi meno sarcasmo e più botte. Sta facendo intimidazioni con chiunque. E non sto scherzando, eh. Sì, come previsto quell'auto esplode. Quindi tu, in teoria, se io ti dicessi di andare qua, agli ordini, dovresti comandante. Essere comunque sia invisibile, tra molte virgolette, ai nostri nemici. Quindi puoi sparare a lui oppure puoi sparare a questo grosso. 100% quando lo uccidi, 100% no. Però se forse fai così, se la porterà addosso fino alla fine. Devo capire qualcuno che riesce a far fuori lui in tutta sicurezza per poi andarmene a casa. In movimento. Al 100% ho visto male. Avevo dovuto fare la cosa. Era ora. Prendibile questo, eh. Ah, finalmente. Sono troppo per voi. Allora, tu. Negativo, arma scarica. Il problema è che rimane sempre lui. Allora, ma se io in realtà prendessi te, tu hai anche questa abilità, che non è male se la usi. Quindi se io faccio fare così. Poi da qua ti mando, gioco non andare indietro. Qui teoricamente dovresti riuscire ad attaccare e a muoverti. Gioco. E come previsto abbiamo tirato attenzione su quei gente simpatica. Non puoi nasconderti. E anche qui come previsto, ripeto, ti puoi spostare ancora. E elimineresti lui. Tu riusciresti a eliminare lui e otterresti anche intoccabilità. Se tu mi elimini lui posso mandare la tizia in avanti. Cioè il tizio in avanti. No, tizia in avanti. E attirerà l'attenzione degli altri. Sforzi. Perché è una gioia. Farmi che fuggire un attimo indietro. Che è praticamente tanta quanta vita, quante munizioni hai. E
Grazie, l'altra dopo scontato che la nostra amica sia in grado di attirare e far fuori tutti quanti loro con la sua spada. Sì, è una scommessa rischiosa, visto che c'è la proprietà che ci cade anche, però. In attesa dei rinforzi è la migliore. Stiamo tenendo i punteggi? Allora prendiamo un po' la nostra amica. Vieni qui. Sono stufa di aspettare. Bello, bello, un criterium. Cosa sono? Un fattorino. Vediamo un po' tu quanti danni riesci a fare. Questo non ti dovrà uscire, uccidolo. Anche la tavola di prima si riuscirà a uccidere, ok. Per i miei editori! Vieni sempre sgamata in un modo o nell'altro, è lei, eh. Cioè, verrebbe sgamata se non avessi ucciso. Questi sono più le volte che ho superato di nuovo, verrebbe sgamata. Ah, finalmente, una volta si viene a dire che potenzialmente non verrebbe presa. Sottolineo la parola potenzialmente, però. Nessun compromesso. Ho bisogno di munizioni. Dio, ti faccio ricaricare, mamma mia. Quanto mi serve sei... tempo per ricaricare. Quanto è permalosa. Avanzo. Ho finito la promozione, bene. Bersaglio nemico eliminato. Guarda ragazzi, se avessi messo quello per esperienza, se mi sembrerebbero state farm di livelli incredibili. Ok, in realtà non è che mi interessi livellare per la nostra unità. Livello munizioni critico. I principali sono già a posto. Mi sto muovendo. Rock and roll. Dove hai finito che puoi? Siamo proprio sicuri? Sì, siamo proprio sicuri. Ne volete ancora? Bene, bene, bene. Ma che quota siamo ormai? Sono troppo per voi. Passatemi delle munizioni! E ci siamo un po' ripuliti l'aria. Avete visto? Devo ricaricare. Sono di nuovo pronta. Tu fammi il favore di caricare di nuovo. Avvio ricarica. Tu in guardia. Tu anche. Conto la guardia. Tengo d'occhio tutto per voi. Tocca a me stare di guardia. Credi di potermi sfuggire? E ok. Nemico eliminato. E ancora una volta, ok. Ma che quota siamo ormai? Quanti minuti, ragazzi, di attesa di tre fazioni che dovevano fare la loro mossa. Stiamo tenendo i punteggi. Io ero io, ma ok. Mena sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Mena sono 5, stato confermato. Missione compiuta. Teoricamente sono due feriti, ma ok, Se ben ricordo, un colpo di cannone due se lo sono presi. Ma solo se ben ricordo. Le autorità Advent annunciano un incremento delle operazioni di reclutamento per questo mese. È raccomandato l'arruolamento volontario. Ricordate, solamente uniti potremo costruire un domani migliore.
Sì, dicono tutti quanti così. Ah, abbiamo potuto iniziare le promozioni. Piacere vedere i risultati della nostra Avete collaborazione giorno di con le fazioni della Resistenza, comandante. Le loro truppe stanno facendo un ottimo lavoro. Io viene incrementata. Mettiamo questa che è più bella, dai. Ah, io non ho donne di riparazione. Posso fare te? No. Però posso farti intimidazione. E tu diventerai una di questi qui. Mentre tu mititore. Dicolo qua, ti sei preso questo un colpo, eh. Ma boh, ok. Bene, bene, ragazzi, qui siamo pronti. Tanto qui no, perfetto. Bene, grazie a te di salutarci. Decine al prossimo episodio di XCOM 2. Ciao a tutti!